Ovviamente questa fiera ha molto più di un secolo di storia, anzi è una fiera tradizionale che comunque si è sviluppata proprio nel quartiere di Cafaldo, laddove ebbe origine l'insediamento che poi diede vita a San Biase. Infatti qui alle nostre spalle c'è la chiesa del Carmine, ma la chiesa del Carmine fu già prima intitolata San Giovanni, ma prima ancora si dice, e questo si può dire infatti perché durante dei lavori di restauro furono trovati alcuni pavimenti molto antichi e le ipotesi vogliono che qui ci sia l'antico cenobio di San Biagio. L'antico cenobio di San Biagio vuol dire appunto che il paese dedicato a San Biagio ebbe origine qui, ed ecco perché la fiera di Sant'Uvrasi, come tradizionalmente chiamata, perché da Sancti Blasi si ebbe Sant'Uvrasi, San Biasi e poi ovviamente in italiano San Biase. Perciò l'importanza tradizionale, il fulcro che ha per la comunità sambiasina questa fiera è importantissimo, è baricentrica quasi, è basilare. Infatti sono molto contento che nonostante le varie problematiche che ci sono state per vicende comunque organizzative e quant'altro, si è potuto perpetrare quella che è una tradizione quasi vitale, direi, per la comunità sambiasina, che rappresenta al meglio i valori di una comunità intera. Allora, ovviamente la fiera non è più sentita come una novità, non porta novità in senso commerciale come invece poteva essere 50 anni fa, quando si aspettava appunto la fiera per fare acquisti tipo comunque a livello di carni, di macellazione, di utensili agricoli anche. Non c'è più quella novità e quel bisogno commerciale, però appunto per il senso di tradizione e di appartenenza al luogo di cui parlavamo prima, questa fiera è molto sentita e molto vissuta da parte della comunità sambiasina. Proprio per questo, nonostante comunque, come dicevi, i giovani non hanno più bisogno di trovare le novità in fiera sulla bancarella, ma hanno la possibilità di comprare tutto da internet. I giovani però vivono le nostre strade, vivono questo centro storico, anche perché il senso e la chiamata da parte di questa fiera ha ancora un appeal davvero davvero forte. Ovviamente, come tu hai anticipato, la nostra associazione Santi 40 Martiri si occupa di riscoprire le tradizioni di San Biase e delle zone montane inerenti all'ex comune di San Biase. Io soprattutto, essendo sambiasino doc, mi occupo di questa parte del comune, dell'ex comune di San Biase, e è ancora tanta la storia, perché appunto è la nostra storia che ha fondato i valori etnologici sui quali la comunità sambiasina si poggia. Il fatto di dire che il sambiasino è un uomo d'orgoglio, un uomo focoso, di un temperamento acceso, è perché questi caratteri sono stati tramandati grazie alla tradizione, se no noi non potremmo più parlare di attualità, queste cose non potrebbero più essere attuali se non portiamo ancora avanti le nostre vecchie tradizioni. Perciò guardare al passato, fra virgolette, in maniera paradossale, vuol dire guardare al futuro, tentare di comunque di risvegliare, di accendere nuovamente le tradizioni, vuol dire portarsi avanti, non vuol dire fare un passo indietro, ma vuol dire fare qualcosa già per le generazioni future, neanche per la nostra, ma per quelli che verranno, perché potranno trovare già fatto una parte di lavoro. Quale lavoro? Quello di non dimenticare le proprie origini e i nostri padri, da dove veniamo e il nostro paese natio, questo qua.